occhi azzurri e penetranti, portamento fiero, poche parole ma tanta umanità. Si concede volentieri ai selfie che in tanti gli chiedono di scattare tra gli stand del Vinitaly a Verona. È Emilio Pepe, padre del vino abruzzese, 85 anni splendidamente portati, di cui 50 dedicati alla sua vigna. Già, la sua vigna, che come lui stesso la definisce, è stata per tutti questi lunghissimi anni la sua palestra. Lui, Emilio Pepe, un uomo di poche parole che da piccolo agricoltore è riuscito a creare un'azienda che esporta vini in numerosi paesi nel mondo. Un uomo d'altri tempi, elegante, con il suo inseparabile copricapo all'inglese, si guarda intorno quasi divertito. Lui, che a New York, ha festeggiato il mezzo secolo da vignaiolo, in borsa al Wall Street, dove il suo Montepulciano è stato battuto all'asta per beneficenza, la prima volta per un vino italiano una bottiglia è stata venduta ad oltre $4,000. Emilio Pepe, una realtà importante, prestigiosa, autorevole nel campo vitivinicolo abruzzese, ma internazionale, possiamo dire. Un'avventura partita negli Stati Uniti, portata in Abruzzo, in tutti i mercati internazionali. Tantissima passione. Beh sì, quando ho cominciato con l'idea di fare qualità. E quindi posso dire, dopo 50 anni, che sto sulla strada giusta. Cosa c'è dietro un prodotto così apprezzato, oltre all'amore e alla passione per il vino? L'esperienza pratica, cioè continuando a fare come va meglio, come esce meglio il prodotto. E quindi per esperienza pratica naturalmente ho scelto sempre come va meglio. Emilio Pepe, questo Montepulciano terzo per quanto riguarda la grande distribuzione, quindi un vino apprezzatissimo, però poi esprime delle eccellenze che vengono apprezzate dai palati sopraffini. Sì, naturalmente il vitigno del Montepulciano è una realtà. Infatti quando nei primi anni già si distingueva dal Sangiovese, capisci? Il Montepulciano si pagava 10.000 lire di più al quintale. E quindi ho sempre pensato che era un grande vino e che andava bene anche per l'invecchiamento. Una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Lei ha saputo, come dire, coltivare interesse nei componenti della sua famiglia. Sì, adesso le figlie erano all'altezza della situazione, quindi a me mi ha superato, e Sofia specialmente, lei fa da enologo, fa da tutto, quando deve imbottigliare, quindi porta avanti il discorso alla grande. Tanti personaggi noti, giornalisti della stampa internazionale specializzata ed amici particolari come lo chef Joe Bastianic, intervenuti al Vinitaly di Verona per la degustazione delle annate iconiche del Montepulciano Emilio Pepe dal 1979 al 2010. Sofia Pepe, sei annate eccezionali per quanto riguarda i vini Pepe, sei icone, è stato detto, di questo vino eccezionale. La sua preferita, abbiamo appena saputo, è la 79. Sì, infatti il 79 è stata veramente una bellissima annata e io la preferisco per la sua vitalità, per la sua grandezza e soprattutto per la sua personalità. E perché è una delle annate che rappresenta il Montepulciano d'Abruzzo in tutta la sua grandezza, dopo tutti questi anni. Vini straordinari, abbiamo assaggiato anche il 2010, un'annata che lei ha sottolineato sarà ricordata nel tempo, perché? Sì, perché ha tutte le carte in regola, ha una grande forza, una grande struttura e quindi avrà sicuramente la personalità per fare un lungo invecchiamento. E se ne sentiremo parlare fra 20-30 anni, perché come ricordavo adesso è ancora giovane, ma veramente ha grande potenzialità di invecchiamento. Vini straordinari, prodotti in determinati periodi che hanno avuto delle peculiarità che hanno reso questi vini ancora più, eccezionali. Sì, perché abbiamo scelto 6 annate, ma sono state le annate migliori, perché per il Montepulciano d'Abruzzo le annate che riescono a reggere l'invecchiamento così a lungo sono le annate equilibrate. Non è vero che sono quelle più calde o quelle più fredde, no, ci vuole l'equilibrio, un equilibrio che viene dalla natura, quindi dall'equilibrio dell'andamento climatico in vigna durante l'annata, perché se c'è equilibrio in vigna, c'è anche equilibrio poi nel vino e quindi longevità.
Sofia Pepe, tra gli ospiti stampa internazionale specializzata sicuramente, ma è balzato agli occhi di tutti la presenza di Bastiani. C'è un'amicizia che vi lega, anche perché lei ha sottolineato come sia stata la madre una tra le prime a includere nella carta dei vini i vostri vini. Sì, infatti ci ha fatto molto piacere che sia stato presente alla degustazione anche Joe Bastianich, ed è veramente un'amicizia che ci lega da tantissimi anni, a partire dagli anni 60, quando papà per la prima volta è andato in America a vendere i suoi vini, e Lidia Bastianich nei suoi ristoranti è stata una delle prime che ha inserito i vini di Emidio Pepe nei propri ristoranti. Oggi hanno veramente tantissimi ristoranti in tutto il mondo, e in tutti i loro ristoranti hanno una verticale di Montepulciano e di Trebbiano d'Abruzzo e di Emidio Pepe, proprio perché hanno creduto nelle potenzialità di questi due vitigni, del Trebbiano e del Montepulciano d'Abruzzo. Sofia, è il caso di dire, i grandi vini esaltano la cucina stellata, altrettanto gli ottimi piatti, i grandi piatti esaltano gli ottimi vini. Sicuramente, perché c'è un grande connubio tra il cibo e il vino, perché il vino esalta il cibo e il cibo esalta il vino, per cui insomma il meglio tra appunto il food e il wine. La scorsa edizione, la 50ª, è stata eccezionale per i vini Pepe, con questa presentazione straordinaria ha fatto anche commuovere, se vogliamo, per alcuni momenti davvero toccanti. Questa edizione è stata strepitosa, per il prossimo anno ci attendiamo qualcosa di ulteriormente straordinario. Sicuramente meglio, perché qui le generazioni vanno avanti, considerate che lavorano in azienda tre generazioni, quindi c'è l'esperienza di papà che ha quasi 85 anni, io e mia sorella che siamo proprio il motore dell'azienda, e ci sono le nuove leve, quindi le nipoti, che rappresentano l'energia dell'azienda, per cui sicuramente per i prossimi anni ci aspettiamo sempre di meglio. Ad illustrare la degustazione delle straordinarie annate del Montepulciano, Chiara, la giovane nipote di Emidio Pepe, insieme a Levi Dalton, giornalista di New York, con una lunga carriera di sommelier alle spalle, avendo lavorato in alcune delle più distinte ed acclamate sale d'America, ha servito vino al Daniel, al Masa e al Convivio di Manhattan. Levi ha inoltre contribuito alla stesura di articoli sul mondo del vino, pubblicati su alcune delle principali testate del settore. Da diversi anni si occupa della piattaforma podcast Il Drink to Death, la cui rete di ascoltatori è davvero fitta ed ingloba un pubblico da tutto il mondo per via delle interviste che lui stesso conduce. Levi Dalton, una firma prestigiosa, autorevole, che cosa conquista il mercato internazionale, il prodotto abruzzese? Qual è la particolarità che affascina di più? Americans are huge supporters of the Abruzzo wine, both red and white. Very excited about Pecorino right now. Che tutti i vini abruzzesi sono molto molto interessanti nei confronti del mercato straniero, sia i bianchi sia i rossi, ma anche il pecorino, che inizia a farsi strada all'interno del mercato straniero. Si può vedere anche come i prezzi si sono modificati nel tempo, proprio perché è un interesse molto molto crescente. Il Montepulciano d'Abruzzo è il vino più apprezzato in America, piace molto, è di ottima qualità. Negli ultimi anni anche i vini bianchi stanno ottenendo risultati soddisfacenti, in particolare il pecorino. I vini abruzzesi stanno raggiungendo risultati importanti, è quanto ha aggiunto ancora il giornalista newyorkese Levi Dalton, che ha guidato oltretutto una delegazione di colleghi americani al Vinitaly e visitato lo spazio Abruzzo. Le cantine abruzzesi più conosciute in termini di qualità sono Valentini e Pepe, ma altre cantine stanno entrando nel mercato americano, come Tiberio e De Fermo per quanto riguarda il pecorino, ha aggiunto ancora Dalton. I vini abruzzesi, ha concluso il giornalista newyorkese, sono molto competitivi rispetto al passato e possono ancora crescere in termini di qualità. La degustazione dal titolo L'equilibrio nel tempo, le annate iconiche di Emidio Pepe dal 1979 al 2010, così come ha sottolineato Chiara Pepe, è servita anche per lanciare la nuova annata del 2010. Un grande appuntamento. Esatto, infatti proprio per la nuova messa in commercio del 2010, che per noi è stata un'annata molto molto importante, andremo indietro fino al 1979 facendo assaggiare tutte le annate che hanno avuto lo stesso equilibrio in vigna e in cantina, proprio per far vedere le annate equilibrate nel tempo, come si evolvono, e lo splendore del Montepulciano come invecchia.
Chiara Pepe, un grandissimo vino che ha conquistato il mondo, un momento importante quando a Wall Street a New York è stata battuta all'asta la prima bottiglia, una grande emozione. È stato molto molto bello, anche perché insomma è raro trovare un Montepulciano d'Abruzzo che va così lontano. Ci sentiamo ancora molto molto legati alla nostra terra, ci piace rimanere molto legati, però lo slancio verso l'estero è sempre molto importante. Ci piace essere al Vinitaly per rincontrare tutte le persone con cui lavoriamo concentrate in 5 giorni, per noi è molto importante, ci diverte e anche insomma uno slancio ogni anno a far meglio, no? Quindi per noi è molto molto importante. Abbiamo avuto modo di sentire Emidio Pepe nei giorni scorsi, un grande orgoglio, è sempre molto legato alla sua terra, alla tradizione, un rapporto d'amore possiamo dirlo. Verissimo, è veramente una sintonia molto stretta che si è legata e si affina sempre di più nel corso degli anni. Per noi è molto speciale perché questa sintonia è unica, non si può replicare, no? Che dopo 50 anni di vendemmia ti senti veramente legato alla tua terra in maniera inscindibile quasi. Con una quota di mercato del 21%, l'Italia, presente quest'anno al Vinitaly, si conferma il secondo paese esportatore di vino nel mondo per un valore registrato nel 2016 di oltre 5,6 miliardi di euro ed una crescita sull'anno precedente del 4,3%. Il vino è anche il prodotto agroalimentare che registra di gran lunga il miglior saldo commerciale con un surplus che supera i 5,3 miliardi. Una superpotenza enologica che ha trovato a Verona Fiere il proprio habitat commerciale per l'export. In particolare in questa 51esima edizione, il trend delle presenze estere è stato decisamente in crescita con nuovi buyer registrati provenienti in particolare da Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Nord Europa. Lo scacchiere della domanda mondiale sta cambiando in modo più significativo rispetto al passato. Basti pensare che dal 2010 ad oggi il mercato italiano nei paesi extra Unione Europea è cresciuto in valore del 51%, mentre l'incremento della domanda dell'Unione Europea nello stesso periodo è stato del 38%. È quanto ha sottolineato Paolo De Castro, ex ministro dell'Agricoltura ed attuale presidente della Commissione Politiche Agricole del Parlamento Europeo. Presidente, 51esima edizione del Vinitaly, il vino, un comparto importantissimo per l'economia del paese. È importante dare sostegno e soprattutto, come dire, maggior contributo a questo settore. Ma l'Europa continua a rappresentare un alleato importante per le nostre aziende vitivinicole, le nostre cantine. Quest'anno il 51esima edizione del Vinitaly, abbiamo presentato i dati, 5,6 miliardi di export, non c'è dubbio che una parte di questo risultato è merito dell'Europa, dell'OCM, del sostegno alla promozione che abbiamo fatto diventare importante per le strategie di crescita delle imprese. 100 milioni di euro solo di provenienza comunitaria più le fonti nazionali hanno reso certamente possibile questa crescita anche nei mercati lontani dove le imprese, la dimensione delle imprese non è facilissimo raggiungerli, e credo che l'Abruzzo in questo si stia dando davvero una strategia che unisce qualità a capacità organizzativa. La presenza del commissario per le politiche agricole Hogan qui all'inaugurazione del Vinitaly rappresenta anche una vicinanza ulteriore dell'Europa? Assolutamente, ricordo che il commissario Hogan è da qui da una settimana, prima in Toscana, alla conferenza economica a Lucca, poi all'Accademia dei Giorgofili, poi ai 60 anni della PAC e adesso al Vinitaly. Credo davvero che sia una dimostrazione di attenzione, insieme a lui tutte le istituzioni europee. Quindi approfittiamo di questo momento, non facciamoci la guerra a casa nostra, giochiamo in squadra e i successi arriveranno.